Iniziamo questo brevissimo video tutorial mostrando come installare il browser Mozilla Firefox. Apriamo Google Chrome e digitiamo semplicemente Mozilla Firefox. C'è il suggerimento, accettiamo il suggerimento. Clicchiamo sulla prima voce, Mozilla.org Firefox Web Browser, ed effettuiamo il download. Ecco qua. Dopo basta semplicemente cliccare su questo file e possiamo installare il browser. Ok. Secondo passaggio, vediamo come installare in Mozilla Firefox i plugin. I plugin sono semplicemente dei programmi aggiuntivi al browser che permettono al browser di eseguire diverse operazioni che normalmente non vengono svolte dal browser. Scriviamo in cerca Mozilla Firefox plugin. Clicchiamo sulla prima voce suggerita, componenti aggiuntivi per Firefox. Attendiamo qualche secondo. Adesso dobbiamo semplicemente digitare il nome del primo plugin. Download YouTube Video SMP4 e premi invio. Adesso clicchiamo sulla voce relativa, poi su Aggiungi a Firefox. Adesso il browser ci chiede se vogliamo realmente installare, clicchiamo su Installa e alla fine uscite il messaggio che il programma è stato correttamente installato. Ok, passiamo all'altro plugin. Molto importante e con tantissime utilizzazioni. Download. Down team all. Eccolo qua. Clicco come ho fatto prima su Aggiungi a Firefox. Installa. Riavviamo adesso il browser. Ok, si è riavviato. Passiamo al terzo plugin che utilizzeremo in questo breve video tutorial. YouTube MP3 Podcaster. Eccolo qua sopra, clicco e clicco su Aggiungi a Firefox. Un pochettino più grande, 12,5 MB, e quindi aspettiamo qualche secondo per effettuare l'installazione. A termine dell'installazione vediamo come funzionano questi plugin. Installa e riavvia adesso. Adesso vediamo come sfruttare i plugin precedentemente installati. In cerca scrivo 10 magici esperimenti da fare in casa con i tuoi bimbi. Ecco qua. Clicco sul video, parte del video. Per scaricarlo basta semplicemente cliccare su scarica. In questo caso stiamo utilizzando il plugin YouTube MP3 Podcaster Controls e scegliere la definizione 720. Ci chiede se vogliamo aprirlo direttamente oppure salvarlo. Scelgo salva file e lo sta salvando. A fianco c'è l'altro plugin, ci clicco sopra e mi dà una serie di alternative. Clicco ugualmente sul massimo della definizione 720. E in documenti vado a salvare il video.
Clicco adesso qua sopra per vedere la barra di avanzamento dei due download. Uno dei due lo blocco perché è inutile. E questo. Mancano pochi secondi. Così vediamo che alla fine del download possiamo vedere il video che abbiamo scaricato. Ancora qualche secondo e sarà pronto. Come avete visto è semplicissimo. Così possiamo farci la nostra videoteca personale. Clicco sull'icona della cartella e vado a cliccare sul relativo file video. Ecco qua. Avete visto, è semplicissimo. In pochi secondi abbiamo scaricato il video. Ok. Adesso vediamo un'alternativa molto veloce per effettuare il download senza installare plugin. Basta semplicemente togliere dalla scritta YouTube. Ecco qua. Elimino Ube. E premo invio. Ecco si apre questa finestra perché in realtà siamo andati su un sito che in automatico ha preso l'indirizzo web del video. Possiamo scegliere se salvarlo come in formato MP3 o MP4 video. Clicco su video, scelgo la risoluzione. E adesso in realtà il sito ci scaricherà fra qualche secondo il video sul nostro computer. C'è un po' di pubblicità, però il tutto rende gratuito il servizio. Aspettiamo qualche secondo. Come vedete, adesso basta semplicemente cliccare su salva file. E si effettua il download del video precedentemente scelto. Quindi ho semplicemente tolto Ube dalla parola YouTube. Vediamo qua l'avanzamento del download. Si vede chiaramente che sta effettuando il download. Fra qualche secondo finirà e vediamo il risultato del download. Ecco che ha finito il download, possiamo aprire la cartella relativa e cliccare sul file. Anche in questo caso è stato molto molto semplice. Ok. E con questo abbiamo finito per quanto riguarda il download dei video. Adesso vediamo a cosa serve e come funziona. Download demo, scusate il mio pessimo inglese. Allora, digito libri Palatucci ed accetto il suggerimento istituto Palatucci. Clicco sul link, questo è il sito della scuola dove lavoro, ci sono tantissimi libri. Posso logicamente scaricare ogni libro cliccando semplicemente sull'icona relativa e poi faccio salva destinazione con nome e salvo il libro, per esempio. Oppure ci clicco sopra e si aprirebbe direttamente il file in lettura. Ma essendo tantissimi libri, impiegherei molto molto tempo per poterli scaricare tutti. Invece con il plugin che abbiamo prima installato, Download Demo, posso farlo in brevissimo tempo. Clicco sul primo file, poi mi porto in basso, tenendo premuto il tasto delle maiuscole, seleziono tutto, poi con il tasto destro clicco su Seleziono gli elementi evidenziati, scelgo la directory di installazione, in questo caso di download,
chiamiamolo ok, prova e clicco su inizio. Come vedete sta iniziando il download. Vediamo un pochettino che cosa sta facendo. Eccolo qua, ok, prova. Come vedete ha iniziato, ha già effettuato il download delle pagine HTML e adesso sta completando i PDF. Come vedete adesso ha scaricato già diversi libri in formato PDF. Clicco per farvi vedere che sono già stati scaricati e utilizzabili sulle mie prigioni di Silvio Pellico. Ecco qua, questo è un libro scannerizzato da Google per intero. E c'è il libro. Tutto il libro sono 357 pagine. Chiudo per quanto riguarda la lettura. Ok? Ma se per qualsiasi motivo mi accorgo che non voglio più effettuare il download, come posso fare? Basta semplicemente cliccare con il tasto destro, poi seleziona tutto e poi cliccare su questa icona, annulla. Ci chiede, ma sei sicuro di voler annullare? Metta annulla, scaricamento, cioè il download. E ha finito di effettuare il download. Posso verificare? Qua ci sono i libri precedenti. Ne apro uno su Garibaldi. Buona lettura. Cliccare con il tasto destro e scegliere Download Tmall, ossia il plugin precedente. Poi andare sulla finestra che si è aperta, con il tasto destro ancora, seleziona tutto. Poi ancora c'è da scegliere, selezioni gli elementi evidenziati. Ok, questa logicamente è un'alternativa alla procedura che ho spiegato in precedenza. Poi dopo basta semplicemente cliccare su inizia. Come vedete sta già iniziando ad effettuare il download. Posso ridurre l'icona e posso lavorare normalmente per quanto riguarda la visualizzazione o qualsiasi altro lavoro sul browser. Fra qualche secondo vi mostrerò che effettivamente il download sta procedendo velocissimamente e in pochi minuti scaricherà tutto il contenuto che è presente su questa pagina HTML. Ok, andiamo a vedere il lavoro effettuato. Eccolo qua. Avete visto? 132 elementi in pochissimi secondi. E siamo alla fine. Ti ringrazio di cuore per aver seguito questo tutorial e ti auguro una splendida giornata. Ciao!